4 agosto 2023, siamo sempre da Lisbona, sono Sornai Kiborgo, vi racconto ancora il diario della GMG. Questa volta sono con tre ragazze del Pullman B3 partito da Malo e sempre della proposta corta. Sono Serena di Caldogno, Maria Sole di Vicenza e Cristiana sempre di Caldogno. E hanno scelto di partire con un gruppo che conoscevano già per vivere già in amicizia questa esperienza. Allora vi chiedo, ieri siamo stati un po' travolti dall'emozione di una quantità di persone forse che non ci aspettavamo, già con l'accoglienza di Papa Francesco. Come l'avete vissuta la giornata di ieri? Beh, sicuramente la giornata di ieri è stata molto forte, è stato forte sentirsi tutti assieme, soprattutto quando Papa Francesco ci ha proprio chiesto di ripetere in tutte le lingue diverse tutti, perché siamo tutti assieme, tutti cristiani, tutti chiamati e tutti amati, ed è questo che ci rende tutti fratelli, e questa cosa mi ha veramente molto emozionato. Poi siamo riusciti anche a vedere il Papa da molto vicino e sicuramente l'immagine del Papa che avevo già visto, ma l'immagine di tante persone lì emozionate assieme è quella che mi porto nel cuore. Maria Sole, invece, l'emozione che hai vissuto tu ieri vedendo il Papa dentro questa folla, perché eravamo un po' tutti stretti e forse non erano preparati a tante persone, ma a te cosa rimane come emozione? A me rimane una gioia immensa che potrei trasformare proprio in luce. Mi sono sentita in un posto luminoso e nonostante parlassimo qualsiasi lingua diversa, fossimo tutti lì per una stessa persona, cioè posso dire anche di essermi sentita quasi a casa, in un luogo sicuro, e proprio mi porterò questa emozione di adrenalina pura e del sentirsi tutti insieme in uno sguardo comune. Cristiana, invece a te chiedo un'immagine di questa giornata vissuta che ci ha un po', dicevo, travolti, nel senso che davvero eravamo un fiume di persone anche quando siamo usciti. Magari si è arrivati più alla spicciolata, però si è poi usciti tutti insieme un grande fiume. Che immagine ti porti? Una cosa che a me ha colpito moltissimo è vedere come le persone di tutte le nazionalità, per evitare di perdersi in mezzo a quella folla, si tenessero per mano o si tenessero l'un l'altro dallo zaino, e l'ho trovata veramente una cosa dolce, e allo stesso tempo mi è sembrato che fossimo tutti uguali, no? Perché tutti avevamo avuto abbiamo agito nello stesso modo per stare tutti insieme, viverci l'esperienza insieme senza perdersi. Allora, di solito in questi giorni raccontiamo la GMG anche attraverso una parola. La parola di oggi è tenerezza. Allora chiederei a Serena, che cos'è la tenerezza per te? La tenerezza è, l'associerei alla parola cura, e quindi penso alla cura, in particolare anche qui in GMG lo viviamo ogni giorno, la cura di un gruppo, piccoli gruppi che sono capaci, magari non sempre, a volte con difficoltà, con un po' di fatica, però sono capaci di accorgersi degli altri, dei bisogni che ciascuno ha diversi, e quindi a volte la fatica di rallentare quando si sta correndo, oppure di correre quando dovresti andare più piano, ne avresti bisogno. E invece davvero la bellezza di prendersi cura e di accorgersi dei bisogni di ciascuno è l'immagine della tenerezza in generale, in particolare appunto l'ho vissuto anche qui in GMG. Maria Sole, per te invece cos'è la tenerezza in questi giorni di GMG? Io vi porto un'immagine concreta proprio di ieri, mentre eravamo vicino alle transenne che aspettavamo che passasse il Papa, e un don ci è passato avanti, non so di quale nazionalità, parlavamo a gesti, a lingue strane, e ci ha preso per mano me, la ragazza con cui ero, fingendosi della security per mandarci in prima fila, e poi non è riuscito, ha comunque voluto prenderci il telefono pur di fare il video, ci continuava a far posto pur che noi vedessimo il Papa e vivessimo questo momento con lui. Quindi questi piccoli gesti di cura mi ha fatto proprio dire: cavolo, è stato un tenero prendersi e guardare anche agli altri e non solo pensare
è meglio che lo veda io e basta, invece lui guardava anche attorno a sé. Cristiana, tenerezza in questi giorni può sembrare quasi una parola difficile da vivere, siamo qua in tantissimi e eppure ci hanno già raccontato le tue amiche che è possibile. È un'esperienza o comunque un'immagine che ti resta di questa tenerezza legata alla GMG? Parlando di tenerezza, mi viene in mente la festa degli italiani, che ad un certo punto non sono stata molto bene e ho visto come tutte le persone attorno a me si sono preoccupate, si sono avvicinate, hanno cercato di aiutarmi e dopo, quando mi sono ripresa, tutti che mi hanno chiesto come stessi, l'ho trovato veramente, come diceva Serena, una tenerezza che si traduce in cura. La tenerezza che diventa quasi uno stile di vita, aggiungerei. Allora, lanciamo ai nostri ascoltatori anche questa provocazione. Stiamo chiudendo in questi giorni anche con una domanda, con dei lanci per chi è a casa. Allora, che posto ha la tenerezza nelle nostre giornate, nelle nostre quotidianità? Da parte mia, insieme a Serena, Maria Sole e Cristiana, un saluto agli ascoltatori che continuano ad accompagnarci in questo viaggio e ci risentiamo domani. Ciao! Ciao!